Ben trovati all'appuntamento con Dentro Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come avevamo detto nella scorsa puntata, ritornano protagonisti le sedute d'aula. E allora però facciamo il punto della situazione, perché questo è il primo tema. Scaramelli è stato rieletto vicepresidente del Consiglio perché Sguanci ha lasciato Italia Viva per Forza Italia e la consigliera Tozzi dal gruppo misto passa a Fratelli d'Italia. Poi nel Consiglio si parla di una mozione che vede come primo firmatario Massimiliano Pescini del PD, che è stata approvata a maggioranza la riforma della normativa per quanto riguarda le adozioni. E poi il riconoscimento al ragazzo sedicenne che a Arezzo ha salvato un uomo dall'infarto con il massaggio cardiaco, per lui il premio Leali del Pegaso. Il primo tema che affrontiamo è per fare un po' il punto della situazione alla ripresa dei lavori. La seduta d'aula si è tenuta martedì 12 e mercoledì 13 di settembre. Tra le novità c'è stata l'ufficializzazione del passaggio del consigliere Maurizio Sguanci da Italia Viva a Forza Italia. Allora, a quel punto Stefano Scaramelli è stato rieletto vicepresidente del Consiglio regionale con l'elezione suppletiva, perché si è resa necessaria proprio a seguito dell'uscita del consigliere che appunto adesso Scaramelli è rimasto come unico componente del gruppo di Italia Viva. Elisa Tozzi invece ha lasciato il gruppo misto, è entrata nel gruppo Fratelli d'Italia. E allora abbiamo riassunto questi tre momenti prima di entrare nel vivo del nostro appuntamento. Risulta eletto vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Sì, un'elezione non banale né scontata, essere eletto per 3 volte in 3 anni, rieletto sempre vicepresidente del Consiglio regionale, per me che rappresento una forza politica come Italia Viva, che in questo momento sto rappresentando da solo in Consiglio regionale della Toscana, è un motivo di soddisfazione, ovviamente di orgoglio, che consolida da una parte l'intesa di governo Partito Democratico Italia Viva a sostegno del presidente Gianni in Toscana, che dimostra il nostro collocamento nel campo del centro-sinistra in questa regione rispetto a un'azione di governo che prosegue per un impegno assunto con i cittadini che vogliamo portare avanti in maniera leale, coerente e corretta, e nello stesso tempo credo ci sia anche un apprezzamento a un lavoro istituzionale che ho svolto in questi 3 anni, non soltanto guidando l'Aula, lavorando con il Presidente Mazzeo, lavorando con l'Ufficio di Presidenza, sempre portando istanze e proposte nuove, se penso a tutte le leggi fatte sui giovani, sulla cultura, su una serie di iniziative legislative che ho avuto modo di concretizzare. Quindi una elezione complessa che ha portato però a consolidare un'intesa politica e a riconoscere anche un lavoro svolto, delle quali onestamente ho ringraziato pubblicamente le colleghe e i colleghi ovviamente della maggioranza per la fiducia accordatami. Vorrei dire che io ho questo primato, che sono il primo nella storia del Consiglio regionale toscano a passare la maggioranza all'opposizione, questo dovrebbe dirla lunga. Io peraltro non ho ricevuto nessuna rassicurazione dal Presidente Tajani, nessuna offerta, è una responsabilità che mi sono assunto e della quale mi assumo appunto tutte le responsabilità. Io credo che a fronte di fatti oggettivi, di quello che è l'indirizzo per quello che riguarda le infrastrutture, per quello che riguarda la sicurezza, per quello che riguarda la gestione della città, ma anche nei macrotemi a livello nazionale, per quello che riguarda il Job Act, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, per quello che riguarda la riforma della giustizia, ci sia molta meno distanza tra Italia Viva e Forza Italia che non tra Italia Viva e il Partito Democratico. Quando si viene via da un partito non c'è mai solo una ragione, le ragioni sono molteplici, non è stato facile, per me è stata una cosa insomma anche dura. Io ho iniziato con Matteo Renzi nel 2008, è stato un percorso per certi versi straordinario, come tutti i percorsi a volte si trova la fine della strada e poi magari invece una strada che ti porta verso un altro territorio non dissimile da quello che stavi percorrendo. Alla fine è successo questo. Ma direi che dopo aver trascorso 1 anno e mezzo nel gruppo misto, quindi aver fatto anche un po' di valutazioni rispetto a quello che poteva essere un percorso politico anche rinnovato, pur sempre nell'ambito però del centrodestra e convintamente all'opposizione.
Oggi il percorso che scelgo è quello di Fratelli d'Italia, un partito che ha dimostrato di poter essere, diciamo, espressione anche di un mondo che si apre verso vari aspetti, un'apertura al mondo moderato, un'apertura a quello che è il progetto conservatore in vista delle elezioni europee, un partito che ha dimostrato di essere, con la sua presidente Giorgia Meloni, un partito che può davvero, diciamo, aprire ad una classe dirigente nuova per il Paese. Abbiamo una Presidente del Consiglio che ha dimostrato di essere persona credibile, di essere persona preparata, che ha trovato anche un suo credito in Europa e anche a livello internazionale. Io credo che qui ci siano tutte le premesse per fare, diciamo, un lavoro da un punto di vista di contenuti, da un punto di vista di percorso politico, che può davvero dare un qualcosa in più rispetto a quello che è, diciamo, la proposta che oggi abbiamo sempre visto in Toscana. Io credo che più un partito si apre, più un partito lancia il confronto, più un partito è pronto anche ad affrontare delle sfide con il supporto anche dell'attività di governo, davvero oggi, come dire, schierarsi e quindi fare una scelta di campo nell'ottica di un 2025 che possa davvero portare al cambiamento del governo regionale, ecco, io credo che questa sia davvero un'occasione preziosa e quindi ho ritenuto che fosse importante schierarsi e dare il proprio contributo. Entriamo quindi nel vivo dei lavori d'aula, attivarsi nei confronti del governo affinché la normativa sulle adozioni venga a essere riformata e adeguata alle prospettive dell'evoluzione del nostro paese. Questo è l'impegno chiesto alla Giunta regionale da una mozione presentata da molti consiglieri regionali del Partito Democratico e vede come primo firmatario Massimiliano Pescini. L'atto è stato approvato dal Consiglio con voto favorevole a maggioranza. È un testo che parte da un punto centrale, che è quello della condizione del bambino. In Italia la legge sulle adozioni, modificata nel 2001 ma è del 1983, prevede che ad esempio per i single siano consentite le adozioni solo per casi espressamente definiti come disabilità grave, minorazione psichica, e quindi c'è un'adozione che non viene definita come legittimante ma come sussidiaria, cioè ai single, alle persone non sposate si dà questa possibilità soltanto in alcuni singoli casi. Noi partiamo dal centro, che è quello dell'amore verso il bambino, e secondo noi, visto che anche gli esempi dei maggiori paesi europei, dalla Francia alla Germania, all'Inghilterra, alla Spagna, che hanno leggi più avanzate e che tutelano maggiormente il bambino e danno più possibilità di adozioni e ampliano la platea delle persone che possono richiedere l'adozione di un bambino o di una bambina, chiediamo in quell'impegnativa che la Giunta regionale si attivi presso il governo e presso il Parlamento per dare seguito a questo nostro atto, che vuole ampliare la platea, dare condizioni di uguaglianza, perché a oggi ad esempio la cittadinanza italiana per un'adozione cosiddetta sussidiaria è un percorso molto diverso da quello per l'adozione legittimante, e quindi anche tutte le adozioni internazionali che vengono fatte, perché in altri paesi si possono fare da parte di persone single, non possono essere considerate allo stesso modo rispetto alle adozioni cosiddette canoniche, quelle cosiddette regolari o legittimanti. Questo è, secondo noi, un vulnus ed è una lacuna della legge, che risente, secondo noi, di un tempo nel quale è stata scritta e oggi va migliorata profondamente. In Parlamento ci sono proposte di legge in entrambi gli schieramenti, che sia centrodestra sia centrosinistra, che pongono questo tema. Anche la discussione in Consiglio è stata molto seria, perché alcune forze dell'opposizione hanno votato e espresso anche pubblicamente il loro parere favorevole rispetto a questo testo, ma anche chi non ha votato questo testo ha rimarcato la serietà dell'argomento e la volontà di lavorare insieme per dare ancora più forza a questo tipo di ragionamento che noi cerchiamo di fare. In Italia, se un bambino viene tolto alla famiglia d'origine e viene affidato ad un'altra famiglia che lo possa crescere, perché magari la famiglia naturale non ha le possibilità o ha problemi di carattere legale, legato a attività criminali, legato all'utilizzo di droghe, faccio degli esempi, viene affidato ad un'altra famiglia,
Prima di poter arrivare a una vera adozione, questo bambino fa almeno 3 passaggi. Viene 3 volte portato via da una famiglia e inserito in un'altra, che non sempre è la stessa. A Roma il Parlamento, grazie anche a un impegno tra i primi firmatari di un parlamentare toscano, l'onorevole Letizia Giorgiani, sta lavorando a una legge per accorciare questi tempi. La priorità deve essere questa: poter fare adottare le decine, le centinaia di migliaia di bambini già nati che oggi non possono essere adottati per colpa della burocrazia. La mozione di oggi era altro, era un putpurri in cui all'interno c'era anche questo principio, condivisibile, ma si faceva altro. Si parlava del tema delle adozioni dei single, che è un altro tema importante, perché io non sono ideologicamente contrario al fatto che un single non possa adottare un figlio, perché probabilmente ci sono single in Italia in grado di dare a un bambino preso in adozione una vita 1000 volte più dignitosa di quella che farebbe senza avere un'adozione alle spalle. Ma quella mozione lì era altro, era una mozione ideologica che serviva a portare sul tema, sul tavolo del dibattito, il tema dell'adozione da parte delle coppie omosessuali, che è il terzo tema, è un tema ancora. Allora, noi non ci sottraiamo al dibattito, si può parlare di tutti e 3 i temi, ma non si provi ad utilizzare il tema delle adozioni, che è un tema serio, per parlare di adozioni per le coppie omosessuali. Sono 2 temi differenti. Le ali del Pegaso, il riconoscimento ad Alessandro Dioni, il presidente del Consiglio regionale, ha consegnato proprio al ragazzo Boy Scout 16enne, Arezzo ha salvato un uomo dall'infarto col massaggio cardiaco. Il ragazzo, studente alla 4D del liceo Petrarca di Arezzo, è stato accompagnato dai suoi docenti dei professori e insieme proprio a loro ha seguito un percorso sull'utilizzo del defibrillatore. Questo è un premio importante, l'abbiamo voluto consegnare ad un giovane studente, Alessandro Dioni, che qualche mese fa, a luglio, ha salvato con un gesto importante il babbo di un suo amico che ha avuto purtroppo un arresto cardiaco. E abbiamo voluto mandare un messaggio con questo premio, messaggio che non bisogna voltarsi dall'altra parte, che bisogna mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare le vite umane. Questo è quello che ha fatto Alessandro, un defibrillatore, la possibilità di saperlo usare, quindi la formazione, anche questa è molto importante, che ha permesso di salvare una vita umana. Allora noi bisogna costruire tutti insieme le condizioni perché oggi, ancora oggi, i defibrillatori non ci sono in tutti i nostri territori, perché siano uno strumento che salva la vita e soprattutto costruire le condizioni per formare più ragazze e più ragazzi a essere consapevoli e saper utilizzare il defibrillatore come strumento per salvare vite umane. Una sera, la cena di fine campi solari, tutti insieme a festeggiare appunto la ben riuscita del mese che avevamo passato tutti insieme, assieme ai ragazzi piccinini che controllavamo. Infatti io ero un animatore insieme a altri ragazzi che anche oggi sono qua con me alcuni. E nulla, a un certo punto della serata, quando tutto era finito e molti erano già andati a casa, Marcello, che è il signore che ha avuto un infarto, appunto si è sentito male e è caduto a terra. Ha subito iniziato a respirare male e poi io mi sono avvicinato insieme a un altro signore e mentre alcuni ragazzi hanno portato via i bambini più piccoli e in particolare suo figlio, io appunto mi sono precipitato da Marcello e ci siamo accorti che non c'era più battito e che insomma bisognava intervenire, bisognava iniziare con il massaggio cardiaco. E ho iniziato io con il massaggio cardiaco e nel mentre avevo chiesto un defibrillatore e mi era stato detto che appunto ce n'era una lì in parrocchia. Allora il signore che era davanti a me ha preso il cambio con il massaggio e ha continuato lui a fare il massaggio e io invece insieme a un altro ragazzo sono corso a prendere il defibrillatore insieme a Michele e poi in seguito ho attaccato le piastre, ho dato 3 scosse a Marcello e poi sono arrivate l'automedica e l'ambulanza. A scuola infatti abbiamo un defibrillatore scolastico, appunto un defibrillatore che è uguale a quello che dà la scossa, ma poi non dà la scossa, insomma. E appunto grazie alle lezioni che abbiamo fatto a scuola, 2 lezioni, sono riuscito a mettere in pratica quello che avevo già visto e fatto sul manichino. I momenti più difficili sono soprattutto quando vedi il bottone verde e il defibrillatore ti dice
shock consigliato e è il momento di cliccare e vedi la persona appunto che pervasa dalla scossa elettrica praticamente si stacca da terra e vedi questa immagine che non è proprio una cosa felicissima. E poi anche il momento in cui ci siamo accorti che non c'era battito e tocchi il corpo e cerchi le vene ma non c'è pulsazione. È un progetto fra 118, fra il provveditorato agli studi di Arezzo nella persona del dottor Curtolo, e abbiamo fatto formazione noi stessi, è un percorso dove insegniamo la tecnica del BLSD, quindi della rianimazione, sia con il massaggio cardiaco che anche con il defibrillatore. In quinta superiore poi i ragazzi, chi vuole, può fare l'abilitazione e quindi arriva il 118 da noi, fanno un esame sia scritto che pratico soprattutto e poi chiaramente accedono a quello che sarà il diplomino che viene rilasciato e quindi l'abilitazione conseguente. Io appunto con Alessandro, con questa classe, ho iniziato dalla prima, abbiamo fatto diverse lezioni e chiaramente guardiamo anche la casistica e appunto utilizziamo un defibrillatore didattico, utilizziamo il manichino per il massaggio cardiaco, in modo che la procedura del BLSD, che è una procedura, è un protocollo internazionale, sia ben chiara. L'obiettivo è chiaramente istruire più persone possibili, perché l'abbiamo già capito, se abbiamo vicino uno che può fare ciò, è comunque una garanzia, è una sicurezza. E con il premio Le Ali del Pegaso si conclude anche il nostro appuntamento con Dentro al Consiglio. Vi ricordo, per tutte le informazioni, le delucidazioni, il sito internet è www.inconsiglio.it. Vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni, Dentro il Consiglio.